mai voluto credere, e lo dico spassionatamente, a quanto si leggeva sui giornali nostri, quindi in Italia, ma che riportano anche un po' quelle che sono le idee dell'Occidente, che devono in qualche modo demonizzare la figura del presidente Putin. E non ho mai creduto, ma non ho mai creduto non per una semplice simpatia verso la figura politica di Putin, che pure c'è, ma sarebbe poca cosa, no, nel giudicare una persona. Io ho giudicato dai fatti, e i fatti sono quelli di un personaggio importante della politica internazionale che in maniera concreta si è adoperata, per esempio, si è adoperato nel combattere il terrorismo internazionale. Immenso lavoro scritto in modo serio, con i fatti riportati, i dati riportati, che in Italia sono pressoché, diciamo, inesistenti nei media. Prima quindi di passare ai contenuti del libro, vorrei spendere qualche parola per dire che io sono russa, ovviamente, come l'avrete sicuramente capito, e io vengo dalla città di Volgograd, ex Stalingrado, ed è per questo anche che con grande piacere ho accettato l'incarico di rappresentare la Fondazione Internazionale Battaglia di Stalingrado, e che promuove, diciamo che si occupa della raccolta storica delle testimonianze di vita e di combattimento dei partecipanti della Battaglia di Stalingrado, ma anche e soprattutto si occupa della promozione dell'amicizia tra i nostri popoli. E un'altra realtà associativa di cui faccio parte è l'Associazione Speranza. Io conosco Luca da oltre 20 anni, credo che avevo 3 anni, 4 anni quando l'ho conosciuto, più o meno, quindi sono 22 anni che ci conosciamo. E un anno fa, più o meno, mi ha chiesto una mano. Io sono totalmente fuori dal mondo della Russia, ero totalmente fuori dal mondo della Russia, mi ha chiesto una mano per fare un po' di comunicazione, io mi occupo di questo fondamentalmente. E poi, iniziando a parlare con lui, iniziando a vedere di rimetterlo in riga, perché scrive in una maniera, cioè fermategli le mani, fate qualcosa, la colpa è della mamma sicuramente, non si ferma un secondo. Quello che mi ha dato Luca è stato il fatto di guardare con un altro occhio i telegiornali, ma anche sulla notizia sul comune, anche sulla notizia per quello che riguarda lo sciopero degli autobus piuttosto che la gestione dei giardini. Cioè, se potete aiutare qualcuno a non farsi fregare, regalate il libro. Quando si parla del presidente Putin, purtroppo in Italia lo si vede con un punto di vista che è quello degli occhi occidentali. Nietzsche diceva che ogni vedere è un vedere prospettico, cioè noi vediamo, io non posso vedere le bandiere che sono dietro di me, loro di fronte a me le possono vedere, loro non possono vedere il crocifisso che invece vedo io. Quindi quello che noi vediamo è determinato dalla prospettiva, cioè dal posto dove ci troviamo, dal posto dove cresciamo, dal posto dove studiamo, dalla cultura che abbiamo. Quando si parla del presidente Putin, quando si parla della Russia, quando si parla dell'amore verso la propria terra che hanno i russi, bisogna fare uno sforzo immenso, che è quello di entrare veramente in un contesto che è storico, che è geografico, che è geopolitico, che è politico russo, che è culturale, perché altrimenti ragioniamo per stereotipi. Addirittura in Italia il presidente Putin è simpatico e piace ad alcune forze politiche di uno schieramento e magari non piace a un altro schieramento, ma senza una motivazione di fondo, non c'è un'analisi.
lo si giudica sommariamente e molto superficialmente duro, decisionista, quindi se a me piace il leader duro e decisionista, allora mi piace Putin. Passano delle informazioni che sono, fanno rabbrividire, quindi Putin è colui che ha fatto abbattere il volo MH17 in Ucraina, Putin spenna vivi gli omosessuali nei lager in giro per la Russia. Non conoscere la geografia della Russia non ci dice che non ci fa capire le risorse che la Russia ha. Ha più di 100 lingue diverse, alcune ufficiali. Ha delle percentuali sulla suddivisione dei movimenti religiosi che gli altri paesi, anche in Occidente, non conoscono. 146 milioni di abitanti su una superficie del genere danno una densità per chilometro quadrato che è molto molto bassa, perché logicamente ha degli enormi spazi vuoti. È il primo produttore di gas, forse lo sapete perché vedete scritto Gazprom dappertutto, è il secondo produttore di petrolio al mondo dopo l'Arabia Saudita. La Russia produce al giorno 9 milioni e 900 mila barili di petrolio al giorno, l'Arabia Saudita ne produce 10 milioni e 900 mila. Quello che il presidente Putin, secondo uno stereotipo, secondo, da una prospettiva, non avendo la conoscenza adeguata, purtroppo, della società russa. Questo è dovuto al fatto che nei libri di scuola, dopo che viene fatto in Italia, dopo che viene fatto studiare, forse in alcune scuole Pushkin, dopo che viene fatto studiare Pietro il Grande, Caterina, forse si ricorda in qualche altro libro che c'è stata la rivoluzione nel 17, poi è finita, insomma. Stalin era l'alter ego di Hitler, ecco, questa è la storia, no? della Russia, dell'Unione Sovietica. Se provate a chiedere a persone che conoscete, mi dite 5, 6, 10 città della Russia. Mosca forse la conoscono, forse conoscono pure San Pietroburgo, ma poi si fermano.